Wahey Kuj, ben ritornati al vostro Androlink 91 su LBX, Little Battlers Experience. Abbiamo appena sconfitto il Megazord del maestro Otaku e siamo pronti a rientrare nella porta di Giano. Parmigiano. Iscrivetevi per tante altre battute come questa se vi fanno schifo. Vediamo cosa ci dice il maestro Otaku. Bene, ora trasformeremo i vostri LBX in dati e li invieremo alla rete dell'infinito. Però possiamo inviare solo due RBX, sì, solo due, non tre, non di più. Vediamo, credo che ad andare saranno Vanno e Kazuya. Eh? Perché proprio noi? Perché l'ha deciso il grande Otaku. Oh, certo, va bene, andiamo Kazuya. Bene. Quindi combatteremo da questa postazione con gli LBX che... sono dentro sono dei dati? Oh, quindi hanno lasciato il gruppo. Vuoi salvare? Finisce qui il capitolo, ma andiamo avanti. No, forse non finisce qui il capitolo. No, questa era un'altra metà del capitolo, quindi questo capitolo è insolitamente lungo. Ma ci sta. Ci sta, per carità. Mi piacciono i capitoli belli lunghi. Ma vorrei solo capire bene come funziona appunto il collegamento con gli LBX. Wow, guarda questo posto! Siamo nell'internet! E così, questo è l'interno della rete dell'infinito. Ah, solo la rete dell'infinito, non internet, ok. Ci sta. Bello! Lo spazio. La porta di Giano si trova molto più in profondità, procedete con cautela. Se la voce del maestro Otaku è diversa è perché io non mi ricordo mai le voci da dare ai personaggi. Se temete per la vostra vita potete tornare qui al centro e usare il teletrasporto, sì sì. Vi riporterà in un baleno nel luogo mistico che noi chiamiamo Mondo Reale, lo farà? Se lo farà, bene. Wow. Sono molto agile in questa maniera, ma addirittura qui c'è una barriera invisibile, quindi posso solo andare avanti e non esplorare addirittura questo piccolo pezzetto di esagono. Vuoi saltare nella sfera? Salta! Non posso andare da nessun'altra parte. Ah, devo combattere addirittura per superare la difesa? E questo cos'è? È un campo di battaglia virtuale generato dalla porta di Giano per fermare gli intrusi. Immagino che significhi che non possiamo continuare senza prima attraversarlo. Ok, Kazuya, andiamo! Sono molto forti. Io ho paura. Livello 35, ragazzi. Ready up, Odin, and go get 'em! Aiuto! I missili ti inseguono? Nessun problema! C'è Androlink che ti tiene a... Senti, vuole botte? Basta che lo dici, io voglio combattere contro Androlink, dici, io ti dico ok! Ok, maledetto. Brucia nella lava! Kazuya, ce la fai con due, sì? Non è che ti serve una mano, no? Maledetto. Andato? Ok, allora, item routine. Mio. Oh, wow, fortini, eh. E vabbè, sì, se mi dai il tempo di rialzarmi. Mi dai il tempo di rialzarmi almeno? Non so, mi attacca appena sono ancora invincibile. Ma proviamo Kazuya, proprio mentre attacco questo doveva fare tecnica speciale, non lo so, eh. Ok, Kazuya ha ricaricato. Mannaggia a te, vai. Oh, vai Kazuya, vai. Grande. Beccati questo. Yeah, preso. Non è ancora abbastanza? No, no, io mi scanso. Marco, dove devo andare? Devo saltare, non funziona. Prima ho Kazuya. Se non sbaglio Kazuya ha saltato, ma non ha funzionato. E andati questi qua. Va bene, i primi sono andati. La prima difesa ha fatto schifo. Bene. Sì, tutti quanti stanno bene, sì. Proseguiamo allora.
37, buono. Oh, anche i parametri di Hunter sono migliorati. Quante difese dobbiamo attraversare? 5? Abbiamo vinto, andiamo avanti. Certo. Ne abbiamo 2, con quella 3. Un'altra sopra sicuramente sono 4. Ancora? Dai, Kazuya, sai cosa fare? Certo che lo sa. Lui è bravo, mica si chiama Andre Link, no? Regina Rossa, che è quella che forse sarà più difficile da mandare giù. A vederla sembra grande, quindi una buona difesa. Ready up, Odin, and go get him! Qui si scivola, va bene. Però il mio nemico è questo qui, Uomo Artigli. Che è quasi andato. Ma stavo attaccando. Sì, va bene. Tanto non conta nulla. Regina Rossa mi ha già rotto le scatoline. Va bene, sì. Volevi farmi l'attacco e invece... Però comunque sia non ce l'ha fatta. Kazuya, pure tu ti ci metti. Questo non lo prende perché lui è bravo, no? Masci, dai, colpo di rottura, chi se ne frega? Mannaggia, e te ne vai! Sono facili questi comunque sia, eh? Bravo Kaz, bravo. Bravissimo, che bello. In 2 contro 1, come ti ci senti? Come ti senti? Salto. Ah, questo bisogna saltarlo? E a chi se lo ricordava che bisogna saltarlo quello? Andato. A quanto pare riesco a prenderli anche quando sono invincibili per qualche secondo. Qualche frame, non qualche secondo. Sarà quasi un secondo, non un secondo intero. Però riesco a prenderli ora, come loro riescono a prendere me, è molto strano. Un gioco da ragazzi. Grande, continuiamo così. Va bene. La porta di Giano, Parmigiano. Vuoi saltare nella sfera? No, guarda, aspetto. Siamo troppo forti. Ecco, l'ha detto. Ora perdiamo. E ora perdiamo. Contro Faraone. Contro Faraone devo ammettere che non ho mai avuto problemi. Anche durante il replay ho giocato 3 volte, a dire il vero, contro Faraone. Eh sì, pericolo. No, non è vero. Milocchi cecchino, per l'amor del cielo. Io vorrei sapere che sta facendo Kazuya. Se sta attaccando, perché non mi sembra. Vai. Tensione assente, ma cecchino non è un problema, cecchino. Ok, e Faraone ora è tutto mio da fare fuori. Devi attaccare me, lo capisci? Mo' devi attaccare me, no prima. Certo che il computer, ragazzi, quando non capisce, non capisce, eh. Vabbè, però abbiamo vinto anche questa. Molto facili queste lotte, nonostante siano un livello piuttosto elevato. Ve lo direi, mi aspettavo un livello 30, ma non 35 addirittura. La strada è ancora lunga, forza! Ma quindi nel caso io volessi andare indietro posso farlo? Ah, bene. Infatti sì, ce l'ha detto. Questo è di un colore diverso perché... la manutenzione direi di... Di sì, ripara tutto. Necessario. Sono necessari loro. Ah, certo, sì. Ma pensavo un'altra cosa, pensavo che era qualche riparazione da fare. Non possiamo fermarci. La strada poi è ancora lunga, ha detto. Quindi almeno questa e un'altra sicuramente. Abbiamo Destroyer. Premi verso il basso per cambiare la visuale. Ah. Davvero? Non lo sapevo. Non ci avevo mai fatto caso. Oh cazzarola, è Kazuya. Gli ho fatto male.
Destroyer è andato. Harlequin. Ricorda qualcosa questa lotta? Contro Justin Kaido, però. Lo facciamo secco? E dai. Oh. Ma levati. Levati. È andato anche questo. Mamma mia, ragazzi, stiamo facendo paura. Troppo bello sta parte. Sto vincendo a tempo di record. Pensavo di metterci più tempo e invece... Oh, questa è viola, è difficile allora. Ancora un ultimo sforzo, dai. Ci siamo quasi. Quindi dopo di questa ci siamo? È questo che mi stai dicendo, gioco? Dopo di questa ci siamo? Ok, dai. Andiamo. È finita. Per chi? Per noi o per loro? Perché qua mi sa che... No, chi incontriamo ora? Perché abbiamo sempre incontrato più forti. Ecco, Emperor Mark II. Wow. Ed io sono solo al 37. Dovrei essere già al 40 per avere proprio una chance di vincere elevatissima. Go, Odin! Show them what we're made of! Vai, oltre metà vita già. Dai, è andato. Ok, è andato. E ora tocca a lui. Ah, però c'ho la tensione assente. Oh, 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 oh. Ah, non mi ha preso. E ora ti prendo io invece, guarda un po'. Vai. Mamma mia, ragazzi, che stiamo facendo? Che stiamo facendo io e Kazuya? Che stiamo combinando insieme? Stoccata fulmineo era utilizzabile da Kazuya. Perfetto. Wow, ragazzi, stiamo distruggendo tutto. Ci siamo. Quindi è tutto finito, eh? Così pare. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla porta di Giano. E queste sarebbero le alte sicurezze che nessun hacker può infrangere? Quanto dovete essere scarsi, allora? Quanto dovete essere scarsi? Eccola, ci siamo. La rete dell'infinito è protetta da un numero illimitato di sistemi di sicurezza e firewall. È il sediere di un gatto? L'impenetrabile porta di Giano. Come faremo a oltrepassarla? È il momento di dimostrarvi perché mi chiamano maestro. Vi do un indizio. È perché lavoro con maestria. Ora, mentre farò uso del mio epico... Prima tutto quanto casato, poi dopo tutto un attimo serio. Ora, mentre farò uso del mio epico talento da pirata informatico per aprire la porta di Giano, ho bisogno che usiate i vostri RBX virtuali per bloccare sistemi di sicurezza secondari. D'accordo, forza Kazuya! Lasci fare a noi! Quindi dobbiamo combattere ancora? E questo è il fulcro di RBX, quindi sì. Praticamente è come se lui mandasse degli LBX a distruggere i firewall e noi dobbiamo combattere gli LBX che cercano di distruggere gli altri LBX. Interessante. Van, that's it over there. That's the decryption code. Ah, ma abbiamo già fatto. Con un nome del genere. Wow, dude, what is that thing? Una cosa brutta. Ade ti blocca la strada. Battilo e prendi il codice di sblocco. Non è il momento di cincischiare quello che vedete, Ade. È una trappola progettata dalla nuova Arba. Dovete sconfiggerlo per avere il codice di sblocco. Via alle danze. Ok, combattiamo. Senti, se io devo combattere e tu mi dici pericolo e non mi segni neanche i punti salute, cioè proprio zero, neanche sai quando fai punto interrogativo, niente, io cosa devo pensare? Che questo qui è impossibile da distruggere. Oh cavoli. A cyber LBX. How do we fight that? Wow! A
Aia! Vedi lì, Kazuya, vedi lì, perfetto. Ora, tac, tac, tac. Aia, rifatto, rifatto. Oh, ok, ok. Bene. Dobbiamo resistere qualche secondo. Perché non stiamo facendo danni, ragazzi, eh. Cos'è successo? What the? What's with that LBX? Did it just save me? Yeah. Una specie di Hunter modificato. Ti pareva? Hunter ora è più forte. What? Is that Dad? Yeah. This LBX, quanto pare, is called Fenrir. Il grande lupo delle nevi. It was designed to be Hunter's successor. Kaz, this is next generation technology. I'm giving him to you so that you can continue to help Van. It's for me? The controls are tough, but with your skill set, I know that you can master this machine. Together with Van, I want you to rid this world of the new Dawn Razors. Quindi ora dovremmo essere in grado di fare danno, perché non stiamo facendo alcun tipo di danno, eh. It would be my pleasure. Però, signore, l'asta. L'asta per attaccare, solo il fucile no, eh. Dai. Riproviamoci. Ah, ma è stato Kazuya a fare danno. Wow, Kaz sta facendo danno a tutto spiano, eh. Ok, ora che si carica, poi attacchiamolo. Che succede? Ah, ok, sì. Di qua, ecco, grazie. Sì, sì, vabbè, sì. Bon. Wow. Mo te lo prendi però, non ce la fai schivarlo, non ce la fai. Non ce l'ha fatta. Ma che fa? Attacca per... Ancora? Ah, non ce n'è una più vicino? Ok. Oh, che cavolo? Ma porca miseria, Andrink. Vai, riprendiamolo. Boom! Non so come ho fatto a scappare. Wow! No. Sì. No, ce la stavo a prenderlo, dai. Vai così, dai, ce la facciamo? Colpo di rottura? No, ma quasi. Sono riscaldato proprio ora? Ma dai, che sfiga. Ha preso alla fine, però. È andata bene, dai. Ha preso proprio alla fine. We did it! We took him down! Meno male. That was close. Huh? Did you just hear something? Sono contento. Perché abbiamo sconfitto il male. The decryption code is leaking from the chip. During battle, one of you damaged the program. Ma non è vero! What's happening to all that data then? It's scattering into tiny pieces across the Infinity Net.
Quindi ora dobbiamo andare in giro per la rete dell'Infinito a recuperare i dati. Oh, la scatola di Kazuya Walker è stata estesa di diametro L. Sì, a livello 35 ti sblocca appunto il fatto di poter potenziare la scatola. Molto bene, sono soddisfatto. Quindi Kazuya ora può essere bel potenziamento, può ricevere. Ebbene, così finisce anche questo capitolo, Guge. Wow, davvero davvero bello. Non me l'aspettavo sinceramente di dover affrontare un LBX di nome Ade, voglio dire. Ci sarà sicuramente una battaglia difficilissima, ma Ade, wow. E il fatto che non stessimo facendo danno non mi ha fatto minimamente pensare al fatto che ci sarebbe stata una scena di intermezzo, tipo appunto Kazuya che riceveva un LBX potenziato. Io pensavo di dover continuare a combattere fino a che a un certo punto, dopo mezz'ora di battaglia, quello non crepava. E invece... Insomma, alla fine tutto quanto si è risolto per il meglio, tranne i dati che sarebbero stati danneggiati da noi in battaglia. Ma chi ha toccato niente? Però il video comunque sia Kuge termina qui e è stato davvero bello. Mi sono molto divertito a giocarlo. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio e spero che sia piaciuto anche a voi. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!